Dal Palafiori di Sanremo siamo pronti ad ospitare nello spazio Book Sprint Edizioni un'altra autrice, Maria Teresa Manta, con Racconti e o Misteri. Benvenuta Maria Teresa. Grazie. Allora, questo libro è sicuramente affascinante e misterioso, immagino. Sono dei racconti, quanti racconti? In effetti sono quattro racconti che dovrebbero concatenarsi più o meno e che sicuramente domani saranno quattro romanzi singoli. Ah. Perché l'idea era proprio questa, creare il primo impatto sulla storia per vedere un po' l'effetto, la risultanza del fatto narrato, accennato, e poi svilupparlo in qualcosa di più sostanzioso. Questi quattro racconti di che cosa trattano? Il primo? Adesso io in conseguenziale non le so non dire le quali sia il primo, il secondo, il terzo e il quarto, non li ricordo con precisione, però comunque c'è uno che è Odissea e che racconta una storia d'amore molto travagliata tra due ragazzi, i quali vengono un po' contrastati come si faceva una volta, no? Tanti anni fa, quando succedeva un qualcosina che i genitori si mettevano in mezzo e cercavano di staccare. Separare. Quindi una storia molto travagliata, molto sofferta, molto 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 bella e tenera. E poi c'è il racconto di una casa particolare, che è un palazzo dell'Ottocento che io ho ereditato, dove ci abitava il mio bisnonno, dove ci sono state, hanno abitato un sacco di antenati, non abbiamo mai saputo niente. A noi è accaduto che nel momento in cui è nata la mia prima figlia è successo qualcosa di strano, vedevamo come, cioè avevamo la percezione che fosse mia figlia a muoversi, in effetti non era lei, in effetti lei era nella sua culletta a dormire. E noi invece vedevamo in casa sta bambina, la casa camminare. È molto grande, sì. Quindi molto probabilmente non era lei. Assolutamente non era lei, perché ci andavamo io, ci andava la babysitter a vedere un po' nella culla, ma lei era lì e tranquilla. Chi era, Maria Teresa? Chi era? Ecco chi era. E qua sta il mistero. In pratica mia figlia è nata lo stesso giorno e lo stesso mese di questa bambina morta. 300 anni prima. Ma dove è morta? Nel castello? In quella, sì, nel palazzo, sì, nel palazzo. In pratica questa era figlia di una signora che frequentava una cameriera di un mio antenato e che pare che giocasse, ma perché, ecco, non diciamo tutto. Non svegliamo troppo, diciamo solo com'è che siamo arrivate a sapere chi era sta piccina, questa bambina. Perché noi abbiamo fatto delle ricerche all'anagrafe, quindi siamo andati al comune, abbiamo scoperto che questa bambina si chiama Rita, abbiamo contattato i familiari che ormai postumi, erano, ovviamente, e addirittura ci hanno portato una foto, hanno portato a me, a noi, una foto di questa bambina ed era, io l'avevo sognata poco tempo prima, una piccolissima bambina bionda come mia figlia, bellissima. In pratica quella foto era quella bambina, si chiama Rita, è vissuta lì e si è fatta vedere non solo da noi. Però era diciamo, una presenza buona, non faceva dispetti. No. Io la sognavo che mi chiamava mamma, addirittura mi indicava dove c'erano i giochi suoi, le sue scarpine. Ma questa visione ti spaventava oppure... No, non mi ha mai spaventata, anche perché io, avendo molta fede ed avendo appurato che in effetti veramente c'era stata sta presenza, sta bambina in quel palazzo, e abbiamo contattato dei monaci.
Fra Cristoforo proprio in particolare, il quale è venuto e ci ha raccontato che queste cose accadono, che accadono quando i bambini non sono stati battezzati. Quindi noi abbiamo fatto un battesimo di questa bambina, abbiamo detto il rosario in quel punto dove solitamente lei c'era sempre, e poi sono successe sempre tantissime cose, addirittura un mio parente, ufficiale dell'esercito, ha preso uno spavento, non perché lei l'avesse spaventato, ma perché non si aspettava di vederla, sebbene ne sentisse parlare da tutti i miei familiari, amici, parenti, che proprio non venivano più a casa mia. Ha fatto quasi uno scherzetto, insomma. Sì, gli ha fatto uno scherzetto che lui è stato con la febbre a 40 per 4 giorni. Ah. Ecco, e poi chiudo qui. Sì, allora qualche più. Invitato che non ti stava tanto simpatico, potevi chiedere un po' di complicità alla bambina. Avevo tantissimi amici, magari... c'era una signora, la nonna del ragazzo di mia figlia, e lei disse, Maria Teresa, se vuoi che io venga a casa tua, aspettami giù al pian terreno. Venimi a prendere. Io qui non salgo più. Ah. No. Proprio giù non saliva più. Ebbene, quindi sono fatti di vita che sono stati realmente vissuti da te, non sono inventati, No. Questi primi due, poi c'è un poi altro... Poi c'è il racconto di un Natale, di una bambina che tra l'altro è una mia parente, e sta bambina aveva il papà nella prima guerra mondiale, lo aspettava per Natale e non si sentivano, ovviamente non c'era la posta, non c'erano i cellulari, non c'era nulla, per cui insomma i contatti non c'erano. Avevano perduto le speranze di rivedere questo padre, questo marito, e poi improvvisamente lei pregò la Madonna in chiesa una sera, disse: Madonnina mia, perché lei aveva 3 anni, e mi raccontavano, no? Perché me l'hanno raccontato. Madonnina mia, fai venire il mio papà, fai che mi porti un pezzetto di cioccolata. Ah, sì. Perché era alla una cosa eccezionale, sì, in quell'epoca, no? Anche se stavano bene, dico tutto. Anche loro vivono in un palazzo molto antico, però insomma comunque non c'era quello che abbiamo noi. E lei il giorno di Natale arrivò sto papà e le portò la cioccolata. Che bello, quindi anche tanta dolcezza, sì, tanta dolcezza, sì, e poi sì. Ci sono anche delle foto, delle immagini, tra cui questa in particolare, questa fotografia alla quale tu sei molto affezionata. Questo è un grandissimo artista, un pittore del Novecento, fratello di mio marito, e il colonnello De Paulis, e lui è stato uno dei più grandi pittori contemporanei. Però a un certo momento si è ammalato, ha avuto un tumore e quindi ha dovuto smettere di... ed è morto giovane. Un giorno forse ti racconterò una storia. Sì. Questo è l'ultimo racconto. Sì. Questo inizia, diciamo che è un incipit, non è sviluppato, perché comunque inizia col dire che c'era un bellissimo cristallo, eccetera, eccetera. Poi comunque invece tutto fa riferimento a questo uomo dolcissimo, bravissimo, molto bello, molto molto colto, e che aveva un tocco eccezionale nel dipingere. Io rimanevo incantata, io ero nei primi anni che ero sposata con mio marito, e quando lui veniva in villeggiatura dalla madre in campagna e vedevo queste tele così, sti colori sorvegliati, e lui con una dolcezza, con una sensibilità, con una classe, con una pennellata così, si riempiva addirittura delle tele di 2-3 metri. L'ultimo, artista. Lui ha fatto anche delle pale in chiese molto famose, era invitato dappertutto, insomma, diciamo, è stato... se ne parla sul Bolaffi, se ne parla ovunque. Perché? Perché molte pagine, alcune pagine sono scritte in inglese. Ecco, allora io ho molti lettori. Doppia lingua. No, io ho gente che mi segue da Londra, da New York, da Madrid, da Lisbona, da tutto il mondo. Per cui anche quando io scrivo sul mio blog o sui miei siti o sulle mie pagine, sono costretta a scrivere in inglese, in francese, in spagnolo, in italiano. Sì. Conosci tutte queste lingue? Sì. Complimenti! Ne conosco 3-4, però aiuta molto il computer, perché basta andare, Google, cliccare e ti traduce. Perfino in cinese ultimamente, perché mi chiedono di scrivere anche, di trasformare. E quindi niente. E poi allora, ho degli amici giornalisti che ne parlano ovunque, sui loro quindi giornali, sei, e quindi mi chiedono. Sei famosa ormai.
Speriamo. Speriamo. Un altro augurio che ti fai è che quello che mi auguro è che chi mi farà l'onore di leggermi trovi piacevole ed interessante ogni pagina, si emozioni come io mi sono emozionata nello scrivere e al contempo legga parole e pensieri in cui riconoscersi. Sì, e devo dire che è successo, perché non voglio fare nomi, nomi molto molto ma molto molto ma molto importanti della Chiesa, delle varie ambasciate, della società, della politica. Bravo, nomi molto 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 importanti, bontà loro, mi hanno scritto, loro mi osannano, bontà loro, ripeto, quindi. E si sono emozionati. Piace molto quello che scrivo, sì. Bene, allora ci emozioneremo tutti, perché tutti leggeremo questo libro. Grazie ancora a Maria Teresa Manta, Racconti e o Misteri. Grazie per essere stata con noi qui al Palafiori di Sanremo, Book Sprint Edizioni. Grazie. Grazie a voi.